Che sogno svegliarsi la domenica mattina con la voce di Robbie Williams. Ti aspettavi che dicessi Cristina Chiabotto? Ti aspettavi Cristina Chiabotto? Ma sì, con la voce di Cristina. Sì, me l'aspettavo sinceramente. Sì, eh. Senti, allora, Angel, la canzone che abbiamo messo l'hai scelta tu in questa playlist di collezione privata, perché? Perché questo è un po' un concetto che appartiene alla mia interiorità, nel senso che credo in un qualcosa sicuramente più grande di noi che ci protegge, qui scaturisce appunto il titolo Angels, cioè angeli, quindi non è legato a un momento particolare della mia vita, ma a diversi momenti in cui ho sentito al mio fianco una forte presenza. Attenzione. Attenzione. Ah, io so questa che storia. Che argomento drammatico. In realtà sì, beh, c'è un po' drammatico, però dall'altra parte c'è una storia dietro, no, a questa cosa, che è il motivo per cui tu hai anche partecipato poi a Miss Italia. Sì, nel senso che praticamente ci sono state un po' delle coincidenze, dei momenti della mia vita che si sono accavallati in modo particolare, strano. Quindi nel 2004 ho perso una persona cara e nel 2004 io, qualche mese dopo, ho vinto il concorso di Miss Italia. Quindi credo molto in Ma una... il collegamento qual era esattamente? Il collegamento che praticamente questa persona che è mio cugino e mi seguiva durante le varie selezioni a livello regionale, quindi nel momento in cui ho vinto anche Miss Piemonte, che poi è stata la fascia regionale che mi ha permesso di accedere alle finali di Miss Italia. E in questi mesi, proprio durante le selezioni, mio cugino è mancato in un incidente stradale e io ho deciso di smettere, in realtà, di proseguire appunto i vari momenti, i vari passi e le varie selezioni. Alla fine ho deciso di riprendere, perché lui era il mio primo fan e mi appoggiava in questo percorso, in questa avventura. Ho ripreso arrivando inaspettatamente alla vittoria, quindi sicuramente credo molto nel destino e credo che a volte il destino ti regali sorprese molto forti, sia nel bene che nel male. E quindi tu diciamo, hai proseguito il tuo percorso come modella, Miss Italia, eccetera, eccetera. Per questo motivo, insomma, un po' come omaggio, forse come ricordo, come... Sicuramente sì, perché appunto, dato che questi due momenti erano molto vicini, ho deciso di proseguire anche nel suo ricordo e omaggiando anche, non so, forse riportando anche un po' il sorriso della mia famiglia che ce n'era bisogno. Senti, quando c'è stata la serata, ovviamente i tuoi magari erano davanti alla televisione, eccetera, eccetera. Poi da lì so che è scoppiata una bomba in mano, nel senso che c'è stata la proclamazione a Miss Italia e poi diciamo è iniziato il turnover, insomma, le interviste, cioè, dopo quanto hai rivisto i tuoi genitori? Ma allora, in realtà i miei genitori erano presenti la serata finale del concorso, 19 settembre 2004, quindi li ho visti subito, proprio in diretta. Io li ho vissuti, abbiamo condiviso insieme un momento forte, pieno di emozione. E poi, cioè, dopo, li hai rivisti dopo mesi? Poi dopo mesi, perché praticamente vieni presa e catapultata nell'ambiente dello spettacolo, quindi viaggiando molto, i vari trasferimenti di città in città, praticamente non li vedevo quasi mai. Poi dopo qualche mese sono tornata a Borgaro Torinese ad abbracciare tutti e a rivederli. Senti, tu, questa esperienza di Miss Italia, no? Tutti ne parlano sempre molto bene, le ragazze che escono, perché hanno avuto una grande esposizione, un grande successo, eccetera, eccetera. Ma visto, diciamo, con l'occhio di una che ormai ne ha visti di tutti i colori, insomma, ormai fai parte del mondo dello spettacolo a tutti gli effetti, che qualche critica o qualche cosa che ti ha lasciato un po' perplessa sul mondo dei concorsi, non necessariamente Miss Italia? Ma il mondo del concorso è un mondo sicuramente particolare, prima di tutto perché viene spesso messo in discussione il tuo aspetto fisico, quindi è molto soggettivo, perciò tutto si basa alla bellezza, no? Quindi a quello che tu puoi trasmettere di primo impatto a livello fisico. Poi sta a te, diciamo, cercare di dare un qualcosina di più, nel senso che arriva poi il momento che deve uscire invece il tuo carattere e la tua personalità. Nel confronto dei concorsi, beh, a me è andata, cioè, non posso, è banale che dica che è andato tutto benissimo, che non mi posso lamentare, perché effettivamente ho vinto, sono arrivata tra le 100 finaliste, è arrivato il momento in cui è stato detto il numero 2, Cristina Chiabotto e Miss Italia 2004, quindi non posso fare, non mi sento di fare nessuna critica. Riconosco che però sono concorsi particolari dove devi affrontarli con un certo, con una certa serenità. Senti, ecco. come si destreggia anche nei momenti di difficoltà le domande più insidiose. Senti, ma la Miss Italia invece di quest'anno ti è piaciuta?
Sì, perché no? È moderna, una ragazza moderna. Cioè, moderna non si può sentire, me l'ha detto. Non si può Dai, cioè, allora scusami, è non bella, è... non è bella. Ti piace o non ti piace? Sì o no? No, mi piace, però vorrei conoscerla prima di andare oltre nel giudizio. Mm.